Ciao raga, siccome non c'ho nulla da fare, no? Come avete visto prima nei video, non c'ho nulla da fare. È arrivato un amico di mio figliolo e nulla, gli ha leggermente grippato e c'è da sistemare questo motore. Questo è di un runner. Nulla, ora si sistema anche questo, ma no questa settimana, forse la prossima, perché qui mi state riempiendo di lavoro, raga. Va bene, alla fine io devo fare come meccanici, devo vedere soldi, perché solo per le spese un ci rientro, anche se mi piace da morire, per l'amor di Dio. Va bene, niente. C'è da fare questo runner qui che ha avuto un leggero problema. Ma un leggero, raga. Però vi posso dire che non si è rotto, non ha grippato, ma si è rotto solo un cuscinetto che è riuscito ad andare via tramite travasi. Quindi lui, questo bel cilindrino, Malossi, se l'è salvato. Sì, tocca cambiare il pistone. Si cambierà il pistone e si guarderà un attimino. Io ho visto che non posso dire collaboro, non posso dire sono amico, non posso dire nulla della Malossi, però insomma, qualcosa trovo, lo sapete da voi, non vi sto a dire altro. Giusto, Harry Frave. Vabbè, dai, tranquillo, Harry, ti voglio bene, te l'ho detto, ti voglio bene, ma come rispondi quando ti scrivo ti voglio bene? Brutto, no, da parte tua. Ma invita a casa tua e poi. Anzi, Harry, se tu c'hai 2 minuti, vieni a darmi mano. Sei ospite a casa mia, come se non stato io ospite a casa tua. Bene, nulla, raga, questo pistone ha fatti capricci. Quindi, ora, lui mi ha portato questo motore qui. Poi babbo di Marco, non mi ricordo come si chiama, ha portato le frecce per l'HM lì, quello con i top, per montare e fare la revisione e rifare l'impianto elettrico. E siamo andati in garage di là. Ora però, visto e considerato che c'è, dov'è? Che c'è il sole, io sbaracco tutto. E faccio e mi metto a verniciare la Vespina. Vai, mi metto subito. Ciao raga, alla prossima. Seguitemi anche su TGM Racing, è l'altra pagina mia che ho su Instagram, mi raccomando. Ciao raga. Qui ci va un bel portachiavi, è bellino, fischia. Mai avuto un pistone così. C'ho una collezione di pistoni qui, ma così mi è mai capitato. Ciao raga!